La tenuta di Suvignano, in provincia di Siena, 640 ettari e 17 case coloniche nel cuore della Toscana, è divenuta il simbolo di riscatto dello Stato nella lotta alla mafia. L'Agenzia Nazionale per l'Amministrazione e la Destinazione dei Beni Sequestrati e Confiscati alla Criminalità Organizzata ha assegnato Suvignano alla Regione Toscana, che la gestirà attraverso Ente Terre, concordandone l'utilizzo insieme ai comuni di Monteroni d'Arbia e Murlo. Tutto ha inizio nel 1983, quando il giudice Giovanni Falcone sequestra per la prima volta questa azienda ad un imprenditore palermitano, sospettato di avere rapporti con Cosa Nostra. L'intervento di Falcone però non basta. Il costruttore siciliano rientra presto in possesso della tenuta. Dopo successivi sequestri e l'affidamento ad un amministratore giudiziario, la confisca e la condanna definitiva arrivano nel 2007. Passano altri anni, per la precisione 11. Suvignano torna patrimonio dei toscani. In questa terra si spargono oggi i semi della legalità. A Suvignano si incontrano la natura e chi la vive. Suini di cinta senese, le pecore sarde, cavalli San Fratello che arrivano dalla Sicilia e i ciuchi di Ragusa, simpatici protagonisti delle visite alla fattoria didattica, molto amati dai bambini. Qui coltiveranno soprattutto i valori. Sarà infatti sede di iniziative educative e di contrasto alla criminalità, che si sconfigge solo con la conoscenza e la cultura. La Regione Toscana organizzerà nella tenuta un campus permanente sulla legalità e i campi antimafia, ai quali partecipano ogni anno in tutta Italia migliaia di giovani. C'è poi l'agriturismo, in una zona strategica e attraente, per chi decide di viaggiare e di seguire gli itinerari della campagna senese o quelli della spiritualità, in un luogo segnato dal vicino passaggio della Via Francigena. Coltivazioni, agricoltura, allevamenti, turismo, un luogo dove generare ricchezza sociale e ambientale. Questo è solo l'inizio, perché a Suvignano, dove un tempo la mafia riciclava i soldi sporchi e faceva affari illeciti, adesso si farà cultura della legalità. Una nuova storia, un futuro diverso da scrivere. Suvignano è pronta.